Buongiorno a tutti, torniamo da scuola. Sono andata a prendere il mio ragazzone che sta qui a fianco a me. Guardate che cultura musicale ha. Scusate, Robin Fly, come si intitola, Joe? Fly Robin Fly. Fly Robin The Fly. Super Convention. The Super Convention. Tipo Diana Ross, You're the boss. The boss. Tipo quella che stavamo ascoltando prima, che era anche un bel pezzo, qual era? Quale? Quella che abbiamo ascoltato prima di questa, che cos'era? Relight My Fire. Poi la possiamo riascoltare. Quindi questi sono tutti pezzi musicali degli anni 70 che hanno caratterizzato le post-produzioni successive a venire negli anni 90, anche 2000 se vogliamo. Sentite. Playlist di mio figlio Joshua, che è veramente un vero e proprio cultore, adoratore degli anni 70, che base, un ragazzo del 2002 che questa è come piace a te, Devil's Gun, no, bellissimo. Devil's Gun, no, a parte quella, Studio 54, l'apertura. Questa era la prima canzone che suonò nel lontano 1979. Il primo disco che suonò nello Studio 54 nel 79 era Devil's Gun. Negli anni 70, dillo tu questo, quando aprì lo Studio 54? Nel 70. Nel 79. E questa fu la sigla di apertura, diciamo, il riempipista iniziale che dette l'avvio a quella che poi rappresentò una delle discoteche storiche, non del centro Italia, non dell'Italia, non dell'America, ma del mondo intero, perché detto legge, detto moda, detto musica, giusto? Che rappresenta un'istituzione come musicale del momento. Come disse Andy Warhol, il segreto dello Studio 54 era la democrazia in pista e la dittatura, sull'uscio. La dittatura all'ingresso e la democrazia in pista. Significa che veniva fatta un'attenta selezione. Basta pensare che non fecero entrare Frank Sinatra. E questa azione, questo gesto passò alla storia. Esattamente. Io devo guidare, tienilo tu per favore. Sì. Però praticamente successe questa cosa che detto scalpore, insomma, tutti i rotocalchi, tutta la stampa ne parlò all'epoca, giusto? Chiuso nell'82 per droga. Vabbè, quello si sa, poi l'epilogo qual è? Droga, fisco. Comunque, a parte tutto, questa musica, ragazzi, se siete giovanissimi o comunque dei cultori di quest'epoca, questa musica dette l'avvio alla storia della dance music nel mondo, quindi non in Italia, non in Europa, nel mondo, ok? Lo Studio 54, se avete sentito nominare, se volete fatevi una piccola cultura, New York, una piccola ricerca e vedete di che cosa si trattava, andatelo a leggere, documentatevi, Relight My Fire. No, questo è Devil's Gun. Devil's Gun, scusa. Mi stai facendo confondere pure a me, che queste canzoni ormai sono un po' più vecchiotta. E poi, ma chissà chi era
di Allora DJ, che curiosità che avrei di sapere chi potevano essere gli Allora DJ del tempo, i primi selezionatori musicali dell'epoca. I DJ dello Studio 54 erano i DJ più famosi, si conoscono. Magari a documentarci, a sapere chi potesse essere. Sì, su internet si trova. Su internet sicuramente ci dobbiamo Anche nel film. Informare meglio. Anche nel film dello Studio 54 che consiglio a tutti. Comunque, dagli anni 70-80 in poi la musica è andata solo a scendere, lo possiamo dire. Purtroppo ci sono produzioni odierne che possano tenere il ritmo, il passo, ma anche la bellezza di quelle che erano le canzoni dell'epoca, giusto? Quindi vabbè, io so vintage, normalmente lui anche è giustamente, però anche lui che ha 14 anni è un ragazzino che apprezza molto quella cultura musicale lì, quella di quell'epoca, che secondo noi è la migliore, non perché ne capiamo qualcosa di musica, ma di più. Proprio modesta io. Vabbè dai, ok ragazzi, buon pranzo, noi andiamo a casa. Ciao!